Lo stato di emergenza per la Toscana, che io come Presidente della Regione ho firmato nella notte e che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ci siamo sentiti stamani, ha portato elevandoli a stato di emergenza nazionale nel Consiglio dei Ministri, prevede che nella Toscana vi sia una condizione di emergenza e di intervento straordinario in 7 delle 10 province della Toscana: Firenze, Pisa, Livorno, Prato, Pistoia, Lucca, Massa. Sta migliorando la situazione da un punto di vista atmosferico in quelle che sono state le zone gravemente colpite nella giornata di ieri, da Livorno, dove poi è morta una persona a Rosignano, alla provincia di Pisa, dove abbiamo avuto l'allagamento dell'ospedale a Pontedera, dove poi si è propagato nel Val d'Arno inferiore, Samignato, Fucecchio, Empoli, Stabia, con l'ospedale di Empoli allagato, e poi la concentrazione più forte nella valle del Bisenzio, fra le province di Pistoia, Prato e Firenze, e quindi ecco Prato direttamente, ma Montemurlo, forse la città più gravemente colpita, Carmignano nella frazione di Seano, e poi ecco a Lamporecchio due persone che sono scomparse. Due persone sono scomparse anche a Montemurlo. Oggi la situazione grave di ristagno dell'acqua, di deflusso molto lento, si presenta a Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, dove sono state chiuse le scuole, fino al comune di Sesto Fiorentino. A Firenze no, infatti le previsioni portavano a vedere una situazione meno peggio e stamani abbiamo potuto, in un sopralluogo molto tecnicamente attrezzato, stabilire che l'Arno non è in pericolo, l'acqua è sotto il livello di guardia e sicuramente hanno influito molto anche i lavori di scorrimento delle acque che sono stati fatti in questi anni, così come a Livorno. Oggi la situazione si sta spostando nell'emergenza vento, il vento che viene e batte sulle coste della Toscana, addirittura a Marina di Pisa il mancato deflusso dell'Arno, proprio per queste condizioni ventose di mareggiata, ha portato a inondare Marina di Pisa dall'interno piuttosto che dal mare. E ci siamo trovati di fronte anche a interventi necessari nella provincia di Massa Carrara, in primo luogo a Montignoso, a Marina di Massa, proprio per il vento forte, l'abbattimento degli alberi, oltre che in Lunigiana a Fivizzano. Si abbatte questo vento sulla Versilia, crea grandi problemi per quello che riguarda l'erosione della costa, ma io confido che il carattere dei toscani, la nostra determinazione anche sul piano istituzionale, la protezione civile lavora a tutti i livelli e gli effetti e siamo in contatto con la protezione civile nazionale proprio perché mezzi anfibi, elicotteri, capacità di far defluire attraverso l'idrovore le acque, darà una risposta che vede la Toscana reagire e avere la capacità di tornare al più presto alla normalità. Lo stato di emergenza nazionale ci consentirà anche di risarcire e di operare a sostegno di quelle famiglie, sono con loro e con il loro dramma, che sono state colpite anche dalla rovina dei loro beni e con le imprese, soprattutto nell'area pratese, sappiamo quanto la piccola e media impresa si diffonde sul territorio e ha subito gravissimi danni. La Toscana è forte e come istituzioni sapremo poter reagire. Ringrazio il Presidente della Repubblica che stamani in un'affettuosa quanto sentita telefonata ha voluto esprimere la solidarietà, la vicinanza a tutti i toscani e poi mi ha detto se c'è qualche problema che vede e non riesce a superare io sono a disposizione. Mi ha fatto enormemente piacere come le parole dei ministri, di Elly Schlein, dei presidenti delle regioni, mi ha telefonato Giovanni Toti dalla Liguria, Stefano Bonaccini dall'Emilia Romagna, Marsilio dall'Abruzzo, insomma sento che questa Toscana ha la solidarietà e la vicinanza di tutta Italia.